Buonasera, siamo con Libero Polsella, il presidente di questo rinnovato Flora, e c'è stato anche la sorpresa di un rinnovato girone. Sì, un girone unico al quale non eravamo più abituati, diciamo, anche se avevamo programmato nei pensieri due gironi come gli ultimi due o tre anni, e quindi questo ci costringe ad un'organizzazione ancora migliore. Siamo sulla buona strada perché il gruppo è folto, e sicuramente però le distanze sono aumentate, quindi i giocatori dovranno conciliare il lavoro e le partite anche impegnative, insomma. Beh, sicuramente due mesi di lavoro in più portano degli aggravi soprattutto economici alla società, però magari c'è lo stimolo di questo girone unico che potrebbe portare delle nuove motivazioni per fare un campionato di eccellenza. Sì, sicuramente è un'avventura che ci stimola, no? Ci andiamo a misurare anche con le squadre del sud della provincia. Torneremo a Ponza dopo tanti anni, e Ponza, oltre che una partita, è anche una passeggiata piacevole, quindi questo sarà da stimolo e sarà un impegno, ripeto, suppletivo maggiore, ecco. Oltre agli stimoli di natura turistica, pensiamo soprattutto alla novità nell'organico e nell'organigramma di questo rinnovato Flora, e abbiamo visto che il famoso Tattica Fianchini ha aderito al vostro progetto. Lui sicuramente è un vulcano di idee, cosa ci dice a riguardo? Allora, Roberto Fianchini è assolutamente un valore aggiunto quest'anno a questa squadra che ha rinnovato le proprie ambizioni dopo un paio di annate di transizione, diciamo. Avevamo cercato anche di collocare un allenamento settimanale qui a Cisterna in un palazzetto e anche di poter giocare le partite casalinghe al coperto. Purtroppo non abbiamo trovato il posto, quindi probabilmente ci appoggeremo sulla nostra struttura di Borgo Flora. Ripeto, il primo acquisto di quest'anno di valore assoluto è Roberto Fianchini, perché sono anni che sta in questo mondo del calcio a 5. In ultimo una domanda veloce e a bruciapelo: si ritorna ai fasti del Flora di un tempo? Ma i tempi sono cambiati, diciamo, sono cambiati, e vediamo anche quest'anno come la federazione non è riuscita a fare due gironi, perché evidentemente le squadre hanno difficoltà ad approntare formazioni all'altezza, anche soprattutto per una questione economica che rispecchia poi l'andamento nazionale. Certamente noi abbiamo un lotto di giocatori quest'anno che ci fa ben sperare, e se l'amalgama tra i giocatori è quello dell'anno scorso, dove i valori erano leggermente inferiori, probabilmente potremmo toglierci delle grosse soddisfazioni. Grazie Presidente, in bocca al lupo per la stagione. Crepi il lupo. Benvenuto a questa presentazione al Deus ex machina di questa situazione, Roberto Fianchini, detto Tattica. Quali sono le tue prime sensazioni di questa stagione che verrà? Innanzitutto ti ringrazio della presenza, per essere venuto qui a questa presentazione. Le sensazioni sono buone, ovvero abbiamo iniziato già da un mese la preparazione, abbiamo iniziato in anticipo per fare sì che i nuovi si inserissero nella maniera migliore. Abbiamo già effettuato 4-5 amichevoli abbastanza buone, sia come prestazione, magari non come risultato, e adesso ecco, stiamo aspettando l'inizio della stagione. Quali sono, se ci puoi illustrare brevemente, gli innesti nuovi rispetto alla Flora della passata stagione? Beh, gli innesti sono numerosi: Mattia Dalla Zanna, Luca Alessandro Rosini, Silvio Rosati, Daniele Serri, Cristian Vigliotta, Davide Taddei. Abbiamo fatto una buona campagna acquisti, abbiamo rinforzato l'organico. Già buono, visto il risultato della scorsa stagione, che è stato molto sorprendente considerate le aspettative. Comunque abbiamo visto che la tendenza è quella solida che ti contraddistingue negli anni, di sfruttare molto le risorse del territorio. Beh, ti ringrazio per le belle parole, sì. A me piace sfruttare molto le risorse, come hai detto tu, del territorio. Sono cisternese e quindi ci tengo molto al mio paese e ai ragazzi del nostro paese.
Girone unico, sicuramente aumenteranno le difficoltà, soprattutto a carattere di trasferta. Cosa ti aspetti da questo Flora? Mi aspetto innanzitutto di confermare i progressi della scorsa stagione, nel senso che è stata una stagione molto importante che ci ha portato a un passo dai playoff, un traguardo insperato a inizio stagione. Io non ne facevo parte, ma ho seguito superficialmente l'andamento della scorsa stagione. Ho visto il mister e i ragazzi hanno creato un gruppo formidabile. Speriamo innanzitutto di confermarci e poi vediamo nel corso della stagione, a maggior ragione adesso che è una stagione, come ripetevo prima, molto lunga e quindi piena di insidie. Vediamo, noi siamo pronti ormai, adesso faremo parlare il campo dal 17 ottobre. Grazie Roberto, in bocca al lupo per la stagione. Crepi e grazie a voi. Simone Stredini, dopo la prima stagione, l'inizio dello scorso anno, la conferma della fiducia della società e sicuramente, da quanto vediamo, ci sono buoni presupposti per fare molto bene. Ma sicuramente l'intenzione della società quest'anno è di migliorare il quarto posto comunque raggiunto l'anno scorso. E abbiamo fatto degli innesti sia a livello societario, che comunque ci danno una mano per crescere, e comunque abbiamo fatto 7 acquisti che vanno a migliorare una rosa e comunque ha gettato le basi l'anno scorso per un buon campionato, insomma. Quale reputi sarà la rivelazione del tuo organico? Ma la rivelazione sarà il gruppo, quella è secondo me la cosa importante, cioè che i nuovi entrano a integrarsi con i vecchi, quello per me è la rivelazione. Non ci sarà un giocatore che ci farà la differenza, ma la differenza la farà il gruppo, quello sicuro. Quindi sempre imposti tutto sul lavoro collettivo, cosa che ti contraddistingue ormai negli anni, ma sicuramente il rimescolare delle carte della federazione, il girone unico, porta uno stravolgimento sul lavoro che avevate affrontato, perché ci saranno 2 mesi di lavoro in più. Sì, quello ci sarà sicuramente, ci dovremmo preparare al meglio a livello atletico, perché comunque gestire 30 partite non è come 20 partite, quindi la cosa importante è curare le trasferte, secondo me quelle faranno la differenza, perché arrivare a Formia, arrivare a Gaeta, arrivare comunque Spigno Saturnia, quindi la gestione delle trasferte sarà molto importante, quello secondo me fa la differenza in tutto questo. Grazie Simone, in bocca al lupo per la stagione. Grazie, in bocca al lupo anche voi. Simone Billardello, nominato sul campo quest'anno capitano, qual è la sensazione su questa sulla fascia e l'importanza che ne deriva? Ma le sensazioni sono buone, la soddisfazione è immensa, specialmente a 34 anni, personalmente è un traguardo. Detto ciò, bisogna lavorare sul campo come ogni anno, fascia non fascia, e dare tutto. Sicuramente tu sei lo stesso come tattica Fianchini, uno degli storici del futsal di Cisterna. Che impressioni hai di questa crescita di questa società? Sì, diciamo che quest'anno la società ha fatto un netto cambio di passo, quindi ci spinge a noi in campo a fare altrettanto e a lavorare durante la settimana duramente per compensare tutti gli sforzi che la società sta facendo quest'anno, che sono grandi. Che aspettative ti crei invece tu, diciamo così, ormai vecchietto in mezzo a tanti giovani? Più che altro quello di divertirmi, far divertire e insegnare qualcosa ai miei compagni più giovani, che comunque lo sport è un insegnamento di vita e basta. Grazie Simone, in bocca al lupo per la stagione.